Assemblea pubblica oggi qui alla Casetta Ambientale, dopo la venuta del sindaco quest'estate a Begato, sì. Che cosa è cambiato? Non è cambiato nulla, da quando è arrivato il sindaco, dove abbiamo fatto esposto, abbiamo fatto vedere tutti i disagi che ci sono sulla diga rossa, che l'abbiamo preso come paragone per tutto il quartiere, il quartiere è proprio peggiorato al massimo. Non hanno fatto nulla di tutto quello che avevano promesso, sembrava che dovevano spaccare il mondo, ma invece di migliorare ha peggiorato. L'unica cosa che sono riusciti a fare, forse era una cosa giusta perché dovevano farlo, avendo avuto degli arretrati di amministrazione, ma era una cosa che ci portavamo dietro già dal 1990, non mi ricordo. E hanno pensato bene di rimettere tutti i tre anni, di metterci tutti e tre in una volta. E quindi quanto dovete pagare per rata? Noi gli avevo chiesto, sono andato nella riunione che avevo chiesto di fare a meno come ha fatto con i morosi, ci sono dei morosi e fanno un piano di rientro, facendo 36 rati. Ho detto facciamo tutto il cumulo di quello che abbiamo di spese, facciamo 36 rati anche per noi, dividendo quella somma, vedere un pochettino poi chi poteva di pagare questa somma, da dare un po' un aiuto, perché anche un operaio che guadagna 1.500 euro comincia a levarci 500 e rotti euro di affitto e amministrazione, l'amministrazione corrente, perché loro cosa hanno fatto? Hanno aumentato l'amministrazione, che è una cosa giusta, per portarci a fine anno in modo che noi arriviamo a zero, o a zero oppure dare 50-100 euro, mentre invece prima magari arrivavano delle botte di 700-800 euro. Alla fine, avendo queste spese indietro, hanno pensato bene di caricarle tutte. Ho detto non state a fare questo gioco qui alla diga rossa, perché ci sono delle famiglie che non ce la fanno, andiamo solamente a creare dei morosi. Non hanno ascoltato questa cosa e si sono trovati con tutti questi affitti così alti. Oltretutto nel degrado in cui viviamo adesso ci siamo stufati, non abbiamo più voglia di vivere in questo schifo, o che prendono una soluzione e che ci, se no noi, come adesso porterò avanti una proposta di fare un cambio collettivo di tutti quelli che sono in regola, perché qui la gente un po' normale sta scappando. C'è un sacco, perché tra l'altro non ci saranno interventi sulla diga rossa con i soldi che arriveranno. Quello che pensavo che magari avessero fatto qualcosa, dopo tutto quello che ha visto non hanno fatto niente. Quindi allora, se non ci sono nemmeno prospettive di lavori, cosa fanno? Ci fanno vivere così, perché ogni appartamento che si svuota non facciamo altro che abusivi dentro. Basta, ci siamo stufati, e voi ne avete visto il paragone oggi dall'assemblea pubblica. Speravamo che ci fosse stato l'assessore Picciocchi, con cui avremmo potuto confrontarci, e oppure con Cotena, con l'amministratore unico dell'arte, ma non ci sono, c'erano solamente i loro sostituti, e va bene, abbiamo esposto i nostri problemi. Speriamo che facciano un qualcosa, perché non ne possiamo più.